Carissimi della pagina Amici di Gesù, buongiorno e buon lunedì a tutti, buon inizio settimana. Oggi è il 16 marzo 2020, nonostante le restrizioni, nonostante la precarietà, nonostante questo virus che ci sta confinando in casa, allontanati dall'Eucaristia, restiamo uniti con la parola di Dio, la parola del Vangelo che anche oggi Don Antonello per bocca della Chiesa viene a spezzare per tutti quanti noi. A tutti quanti voi auguro una santa giornata. Emilio. All'inizio di questa settimana il Signore viene a toccare le fibre più intime del nostro cuore, della nostra vita. Diceva Sant'Agostino che se non vogliamo lasciarci prendere, no, dalla terra, sommergere, come dire, la terra, la vita, la carne, le concupiscenze, i legami sregolati, morbosi, l'esigenza, tutto questo è la carne, tutto questo è la terra di cui siamo fatti. Se non vogliamo scendere, restare impigliati dalla terra come le sabbie mobili, non dobbiamo scendere dalla croce. I chiodi sono la parola, no? I precetti, diceva Sant'Agostino, cioè la verità che ci fa liberi, no? La mia parola vi farà liberi. Perché in fondo il Vangelo di oggi, all'inizio di questa settimana, ci chiama alla libertà. Nessun profeta è accetto nella propria patria, perché non abbiamo discernimento. E non possiamo pensare che la persona che ci è accanto sia una profezia per noi. In fondo questo Vangelo si può leggere in filigrana, come dire, o illuminato dall'altro Vangelo, quando il Signore dice: chi vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, perché chi non odia suo padre, sua madre, i suoi fratelli, la sua stessa vita non può essere mio discepolo. È la stessa cosa. Se io amo nella carne, e non è amore, se io possiedo, se io ho i miei criteri, se io ho una visione nella carne, mai potrò accettare l'altro come una profezia. Mai potrò accettare mio marito, mia moglie, i miei figli come una profezia per me, come una parola di Dio per me, come un chiodo di Dio per me, che mi chiama alla libertà. Possedere, se voglio gestire, se mi lascio prendere e guidare, no? E stimolare dalla carne, dagli affetti, dalla compulsività, allora mi sarò schiavo e alla fine, cercherò di uccidere, cercherò di cacciare fuori, cioè. Da questo derivano i femminicidi, questi che si derivano adesso, da questo derivano i divorzi, ma non soltanto. Le relazioni insane, le relazioni difficili che abbiamo, no? I giudizi, i rancori che abbiamo nelle nostre famiglie, genitori, figli, figli, genitori, coniugi e via dicendo. Allora, oggi il Signore ci chiama a questa libertà, cioè ascolta la parola, non indurire il cuore, lascia che la parola ti crocifigga, lascia che la parola dica la verità, che siamo schiavi, che abbiamo bisogno di convertirci veramente, che abbiamo bisogno di essere crocifissi con Cristo, che le difficoltà, le sofferenze, le malattie, i problemi siano una profezia per noi, la profezia della croce gloriosa del Signore, laddove non possiamo fare nulla, laddove non possiamo fare nulla per l'altro, laddove non possiamo cambiare la situazione, laddove siamo inchiodati, lì appare Cristo. Allora, stare lì, diceva, nella conversione, nella calma sta la vostra forza. Cioè nella conversione e nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Che il Signore ci conceda questa settimana di vivere così, abbandonati a Lui, confidando in Lui, non cercando di scappare, di scendere dalla croce, di restare lì, che l'uomo vecchio veramente venga distrutto giorno dopo giorno, venga purificato per poter rivestire l'uomo nuovo, l'uomo che vive sulla croce gloriosa, già contemplando la gloria, già contemplando la libertà. Non si ama se non dalla croce, non si accoglie la profezia dell'altro, non si accoglie Cristo che si cela nel fratello debole, nel fratello che ti contesta, che contesta la tua carne, che contesta il tuo ipocrita essere figlio di Dio. Non si può accettare a Cristo che viene nella sinagoga nostra oggi se non lasciandoci crocifiggere dalla sua parola.